rivenduta nel 1924 per $24,000 alla famiglia Birch Bartlett, che la dette 2 anni dopo all'Art Institute di Chicago. Il pittore e il suo quadro più famoso ispirarono anche una commedia musicale. Nelle illustrazioni dell'epoca, la domenica, giorno di riposo e di divertimento delle classi borghesi, è spesso contrapposto al lunedì, giorno di riposo degli operai. Si è voluto contrapporre la Grande Jatte alla Baignade, che rappresentava il lunedì. Ma nella Baignade niente permette una tale identificazione. Seurat ha datato la scena 1884. I vestiti dei personaggi della Grande Jatte seguono la moda dell'inizio degli anni Ottanta. Seurat insiste sulla figura gonfia delle donne dovuta alla struttura di vimini sotto gli abiti oppure al cuscino che si mettevano dietro sotto il vestito. C'è una chiara allusione alle stampe di moda e ai loro personaggi piatti e ben delineati. La rigidità e il carattere ieratico che hanno fatto definire lo stile di Seurat primitivismo derivano dal mondo della stampa, dei cartelloni e delle stampe popolari. Il gentleman è raffigurato secondo un aspetto convenzionale, con il cilindro, il bastone, il monocolo e il sigaro. Si è ritenuto che la sua compagna fosse una cocotte oppure una prostituta, prima perché la Grande Jatte era spesso luogo di appuntamenti galanti, poi perché la scimmia è qualche volta associata alla lussuria. Questa stessa coppia è ripresa in un quadro che Seurat, molto preciso nella scelta dei suoi titoli, intitola Poseuse invece di Modèle, giocando così sul doppio senso della parola, la donna che posa per un artista e quella che invece fa smancerie. Esiste un'evidente figurazione in forma di catalogo nella Grande Jatte. Sono sviluppati in serie sia i cappelli sia gli ombrellini, indispensabili accessori del buon gusto dell'epoca. Il fumo del sigaro richiama quello della pipa, del canotto a motore, del rimorchiatore e anche la piccola nuvola del cielo azzurro. Diversi autori hanno anche voluto analizzare la Grande Jatte sulla base di questa constatazione. Ci sono pochissime coppie e pochi uomini. Contrariamente a Renoir, che mostra in una scena analoga la gioia domenicale dello stare insieme, Seurat sembra insistere sulla solitudine. I suoi personaggi sono raffigurati in piccoli gruppi separati e non comunicanti tra loro. Da una parte la società disparata presente sull'erba dell'isola sembrerebbe sostenere la tesi della mescolanza delle classi sociali, dall'altra la ciarlataneria, la rigidità e l'affettazione sembrano sottolineare l'isolamento, l'assenza di comunicazione e anche l'alienazione. Ma forse non esiste una vera contraddizione per Seurat che dichiarava l'arte è armonia, l'armonia è analogia dei contrari, l'analogia dei simili. Scene enigmatiche che riuniscono persone provenienti da mondi differenti, condensato di figure o di paesaggi allegorici, istanti sospesi spesso improbabili. Tutte queste scene di ispirazione utopistica non sono sicuramente legate alla sola politica. Quadri bordati, sagome tagliate, rive. Seurat è un pittore dei bordi, dei margini, del passaggio. Le Cirque cita Chaux.
Chahut cita Parade. Parade cita L'Écossaise. L'Écossaise cita La Grande Jatte. Ogni grande quadro contiene un riferimento a quello precedente, come se Seurat avesse voluto creare, nella sua opera, una concatenazione logica. Nella Baignade si vede la punta dell'isola. Ci sono ancora il canotto e il veliero della Grande Jatte, quasi allo stesso posto. Il traghetto, che nella Baignade trasporta una coppia borghese, si ritrova anche nella Grande Jatte, dove è appena attraccato. Nella Baignade c'è un ragazzo che, con i piedi nell'acqua, grida verso l'altra riva irraggiungibile. Nella Grande Jatte, il giovane pittore è passato sull'altra sponda, ha superato il fiume simbolico. L'isola su cui approda non è Citera, neanche un Eden impressionista o un'Arcadia di periferia. Soltanto un vasto palcoscenico teatrale, da dove scopre, nel pulviscolo della luce solare divisa, la minaccia imprecisa della commedia sociale, nella quale dovrà anche lui penetrare. In questo quadro, ancora una volta, la composizione richiama a motivi che saranno sviluppati dalla pittura più tardi, ma in questo caso c'è anche un fatto molto preciso, che c'è un rapporto fra il quadro e una fotografia. Seurat si è servito delle fotografie, per quanto a volte la rielaborazione dell'immagine fotografica sia talmente spinta, talmente profonda, da non essere più comprensibile. Ma anche qui il rigore compositivo ed estremamente serio con cui la scena frivola viene interpretata ne fa una sorta di capolavoro della pittura a metà via, ripeto, fra quelle che sono le costruzioni dell'inizio della pittura occidentale del 3 e del 400 e quello che saranno poi gli ulteriori sviluppi della pittura dopo il post-impressionismo, cioè il cubismo e le grandi avanguardie storiche.